Parlavi prima della tua casa editrice, Sugaman. Mi racconti un po' com'è nata e qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo. È interessante, la parola obiettivi non ce ne sono. Allora, come è nata? È nata semplicemente perché io sono anni che parlo di libri digitali sul mio blog semicollaterale e assolutamente aperiodico che si chiama Funkmeister. E con Paolo Nori, che è il mio socio in Sugaman, che è anche da secoli il mio scrittore preferito, e poi siamo diventati anche amici. E allora ci siamo messi a discutere del modo in cui le case editrici italiane stavano affrontando gli ebook. E non ci è molto bello, anche perché Paolo si è trovato un suo libro che si chiama I Malcontenti, che costa in cartaceo 16 euro e l'ebook costa tipo 13 euro, 12 qualcosa. Lui dice: ma se io vado alla libreria dove vado sempre, mi fanno lo sconto del 10-15%, il libro cartaceo costa come l'ebook. Perché? Perché io addirittura ho comprato libri cartacei che costavano molto meno dell'ebook, molto meno dell'ebook, perché tu vedi per esempio in Audi i libri non classici, quindi non parlo di Pirandello o di Verga o di Manzoni, però se i libri che hanno in catalogo costano da 9,99 euro in su. E in ebook, mentre il cartaceo lo trovi magari a 8 euro e quindi non ha senso. Quindi, oltre alla politica delle protezioni dei cosiddetti DRM, mi stava andando giù la sedia. C'è anche la politica del prezzo. La politica del prezzo è completamente sbagliata, secondo noi. Cioè, è evidente che cercano. Hanno messo sul mercato gli ebook, ma cercano di non venderne, vogliono solo esserci. Cercano di non venderne. Qualcuno, di cui non farò il nome, mi ha detto: per me un ebook venduto è un cartaceo invenduto. Wow, beh, visto così non ne vedo il senso effettivamente. Non so dirti, per approfondire il discorso dovrei dirti chi è questa persona, quindi non posso dirtela ed è una persona importante. E quindi se pensi che le persone importanti nell'editoria italiana pensano così, gli ebook con queste case editrici non potranno mai funzionare. Questo porterà Amazon, quando arriva in Italia, a distruggere tutto quello che esiste, secondo me. Comunque, va bene. Senti, però, Sugamani. sì, dimmi. Ah, No, fammi la domanda. perché pensavo appunto ad Amazon che già c'è comunque in Italia. Ora non so come andrà a finire visto che è stato messo un limite agli sconti che possono fare sui libri italiani. Allora, Amazon c'è in Italia, ma non c'è nel digitale. Io parlo di quando arriverà Amazon con il suo ecosistema di ebook. Quando arriverà Amazon col suo ecosistema di ebook e venderà il Kindle in Italia, che ti arriva in 2 giorni a poco prezzo, e libri direttamente, e magari stipulerà dei contratti direttamente con gli autori anche in Italia. O magari tradurrà direttamente gli autori americani, che avrà già, sarà già accaparrata. E allora le case editrici italiane, essendo rimaste indietro così tanto, io non so che fine faranno. Per tornare a noi, a Sugaman, noi abbiamo scelto di non libri se non con un ex libris.
cioè questo libro è di Alessandro Bonino, che l'ha comprato il 15 agosto. Ah, oh, cavolo, quel libro lì l'ho comprato a Ferragosto mentre ero sulla spiaggia. È vero, perché una comodità è poter comprare i libri dove tu sei, cioè magari tu hai scoperto Tom Robbins, l'autore Tom Robbins, e dici: l'ho appena finito, voglio leggere un altro libro di Tom Robbins. Con un clic lo compri e lo leggi subito. Mi è capitato di essere scritto da scritto Ammaniti, che si chiamava Io e te. Ammaniti non mi interessa molto da anni, però mi incuriosiva quel libro e una notte non dormivo, ero nel letto, ho tirato fuori l'iPad. Ho comprato Io e te di Ammaniti, l'ho letto subito, poi ho riposto l'iPad e mi sono riaddormentato, ma l'ho letto tutto. E tutto questo senza neanche scendere dal letto né accendere la luce. Ed è fantastico. Comodissimo. È un libro molto corto, però è carino. Irrilevante, diciamo, è più la comodità, no? Noi con Sugaman facciamo anche dei prezzi molto bassi, quindi per ora sono usciti tre libri, uno costa 4,90, uno 3,90 e uno 2,90. E Ottimo. cerchiamo di fare dei libri che se sono già usciti non hanno avuto il successo che meritavano secondo noi, oppure per esempio, l'ultimo libro si chiama Le rivoluzioni vanno sempre storte ed è di Luciano Marrocu, che è uno scrittore che di solito scrive dei gialli e questa volta ha scritto una cosa che lui chiama metà romanzo ed è una cosa tutta strana e secondo noi era bellissimo. Solo che le sue case editrici di gialli non gliel'avrebbero pubblicato, a noi invece è piaciuto da subito e allora abbiamo pubblicato questo libro. Ci sono i diari che ha scritto Paolo Nori, i diari di una manifestazione di poesia, ma sono diari stralunati e noi non siamo, non vogliamo una grossa casa editrice, siamo una casa editrice di nicchia. Adesso abbiamo un po' di visibilità perché siamo stati tra i primi. Dicono forse la prima casa editrice indie digitale, e con indie digitale intendono autori pubblicati che si mettono in proprio e pubblicano i libri da soli. Però adesso abbiamo fatto un po' di clamore. Quando succederà il trambusto, quando gli ebook arriveranno veramente, saremo una casa editrice di nicchia, perché facciamo delle cose che piacciono, cioè ci devono piacere. Non facciamo delle cose per vendere, anche perché in questo momento non avrebbe senso. Facciamo delle cose che ci piacciono. Infatti, il mercato è talmente piccolo perché se ti butti, devi fare qualcosa che ti piace, perché altrimenti Non si può tanto non fare. si sopravvive, quindi. Senti, hai portato in luce un problema che in effetti è molto grande, che è quello del contenuto, no? E delle cose che piacciono ai lettori, delle grandi case editrici che ormai pubblicano per vendere. E ti volevo chiedere, secondo te, qual è il quadro in Italia per quanto riguarda questo aspetto particolare? Cioè, che cos'è che vende? Sembra Spinoza. In realtà Spinoza non è che vende. Spinoza. Per noi è un grande successo, ma nel quadro generale non è che vende tantissimo. Le cose che vendono ovviamente sono quelle che hanno una visibilità da qualche altra parte e il da qualche altra parte vuol dire soltanto attraverso altri elettrodomestici. Cioè la televisione, questo è un elettrodomestico qualunque, per me è più importante il frigorifero. Infatti io adesso per qualche giorno sono solo, la ciabatta delle prese dove è attaccata la televisione è staccata. Quindi assolutamente. Non ho
mi dicono molti che quando ci saranno gli ebook tutti potranno fondare la propria casa editrice oppure senza casa editrice proporre direttamente i libri al pubblico e ci saranno un sacco di, mettiamo delle virgolette di cemento, minchiate. E io dico, andate in libreria e contate le minchiate e vedrete che ce ne sono veramente a pacchi, senza andare a pescare negli, diciamo, autori da strapazzo. Minchiate ce ne sono veramente, quindi io non credo che ci sia bisogno di avere paura delle minchiate del futuro, guardiamo le minchiate del presente, che ce ne sono tante, 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 tante. Che poi io ho detto Spinoza, però una cosa della quale sono fiero è che rileggendo i due libri che abbiamo fatto, mi accorgo che sono veramente una specie di almanacco di storia del nostro paese. Il primo, quello bianco, ripercorre dal 2008 a inizio 2010 e l'altro dal 2010 fino alla primavera 2011. E ti raccontano la storia del nostro paese attraverso le battute, quindi ridi, ma poi ti incazzi. Poi ti incazzi e dici, cazzo, 6 mesi fa è successa questa cosa qua e io non me la ricordavo più. Davvero hanno fatto questo, ti dici. E ti incazzi, quindi secondo me è anche un esercizio di memoria, se vogliamo, un po' postmoderno. No. Diciamo che mi è capitato di trovare un valore importante anche in queste cose qua, quindi non sono minchiate a sé stanti. La linfa da cui traggono, insomma, la loro esistenza, diciamo che è già abbastanza notevole come contenuto, no? La politica italiana, intendo. La politica italiana farebbe ridere se non facesse piangere. La risata è un modo di arrivare a cose che forse a volte non sono evidenti di per sé stesse, perché siamo un po' anestetizzati. Quindi noi diciamo che siamo seppelliti e quindi il secondo libro si chiama Una risata vi disseppellirà. Quindi per far acquisire un po' di consapevolezza, diciamo. Speriamo.